Benvenuti, bentornati nel mio canale. Quest'oggi voglio mostrare come scaricare la mod di Inazuma Eleven Ultima Oportunidad, una mod creata dagli spagnoli in cui potremo reclutare in Inazuma Eleven Go Galaxy certi personaggi appartenenti ad altre anime come Blue Lock, Naruto, Dragon Ball e Captain Tsubasa. La prima cosa che dobbiamo fare è andare su Google e cercare Inazuma Eleven Mods Library. Poi il primo risultato sarà quello che cerchiamo. Basterà andare un po' qui in basso e troveremo la sezione riguardante le mod di Inazuma Eleven Go Galaxy. La prima sarà quella che ci interessa e l'occorrente che ci servirà sarà il gioco in lingua spagnola e quindi di conseguenza la patch in spagnolo e soprattutto il gioco in lingua originale. Dovremo scaricare le cartelle di Drive per poi tornare indietro e andare nella pagina iniziale delle mod su Galaxy, dove troveremo la patch in spagnolo. Anche qui dovremo andare a scaricarla. Io vi consiglio da Mediafire perché ho sempre fatto con questo ed è andato sempre molto bene. Scarichiamo il file che dovrebbe pesare sopra il giga, quindi ci vorranno almeno una decina di minuti. Proseguiamo andando sul video che vi lascerò in descrizione, dove ci sarà un link per andare su una pagina Twitter dove troveremo due ROM di Galaxy decrittate. Il modder ci consiglia di scaricare Supernova perché è l'unico dei due giochi in cui è stata provata la mod, quindi questo pesa più di 4 giga, quindi anche qua perderemo un po' di tempo. Dopo che avremo scaricato tutto, messo il file in una cartella per essere più ordinato, dovremo andare ad estrarre i due file zip, quindi estraiamo quello della mod di Ultima Oportunidad e della patch in spagnolo. Fatto ciò avremo in tutto due cartelle e un file che sarà la ROM in .cia. Apriamo la cartella della patch dove troveremo anche Delta Patch Airlite, che è un programma che dovremmo aprire con cui si patcheremo il gioco. Nella prima sezione dovremmo mettere la ROM e in quella sottostante invece la patch che troveremo sempre nella cartella. Fatto questo, che ci vorranno almeno 2-3 minuti, quindi non preoccupatevi se subito non si applica la patch, dovremo ricambiare l'original file che sarà stato patchato in spagnolo per mettere invece la mod effettiva di Ultima Oportunidad, che è quello che ci interessa. Qui troveremo anche il salvataggio che poi vi mostrerò cosa potrete trovare in esso. Fatto questo, dobbiamo spostarci su Citra. Su Citra andremo su File e Installa CIA, entreremo nella cartella abbiamo scelto e installeremo la ROM. Fatto questo, passeranno anche qui 1-2 minuti e ci troveremo il gioco. Qua vi sto mostrando come potrete inserire il salvataggio che ci dà il creatore per avere già tutto a posto. E adesso andiamo invece dentro il gioco. Qua possiamo vedere dei cambiamenti per la sigla del gioco e entriamo nel salvataggio. Qui vi mostro solamente qualche giocatore che potrete vedere molto velocemente, bel passo. Potete vedere c'è Doraemon, Captain Tsubasa, qualche giocatore di Inazuma Eleven, Ares e Dorian, con anche un Mesa Sanami, Naruto. E poi tanti altri anime che potrete trovare. Io di questi conosco solamente gli Shonen e i Pokémon, so molto poco degli altri.
Nei prossimi giorni pensavo anche di rilasciare il mio salvataggio con la squadra di Blue Lock che vi ho mostrato nel video precedente, perché vorrei, ora che avete anche voi la possibilità di avere questo gioco, di poter divertirvi con i vostri personaggi preferiti con le tecniche più appropriate per il proprio personaggio. Spero che il video vi sia piaciuto, nei prossimi giorni quindi vi anticipo già che ci sarà il rilascio del salvataggio riguardo Blue Lock e ci vediamo al prossimo video.